che la tua visione è buona, non è colpa mia, né... ecco. Bambini, ragazzi, e voglio sapere una cosa, vi piace divertirvi? Vi piace giocare? Sì o no? Sì! Allora se vi piace giocare e imparare, questo è il luogo giusto. E allora dobbiamo essere felici, perché la nostra città ha uno spazio per voi, per divertirvi, per giocare, per imparare, per stare bene con una delle cose che abbiamo tutti e che spesso noi grandi e anche a volte piccoli non sanno valorizzare, il corpo. E allora, grazie a questo spazio diventeremo tutti dei grandi atleti, avremo un corpo bello, forte e ci divertiremo. Bambini soprattutto e anche agli adulti. Oggi è uno di quei giorni in cui stiamo recuperando alla fruizione collettiva, per dirla con i bambini, alla disponibilità dei bambini che devono giocarci perché ne hanno il diritto, una palestra che è chiusa da tantissimi anni, credo una ventina. Io di questa palestra ho un ricordo anche personale, perché diciamo le cose pubbliche, bambini, non è che non funziona solo ora il comune, non funzionava neanche quando io ero bambino, tant'è vero che il mio ricordo è che giocavamo qui a pallavolo. Io non feci una carriera particolarmente brillante, l'assessore Ferrei lo ricorderà perché giocava anche lui, però giocavamo qui e ho un ricordo nitido di quegli anni, che erano gli anni a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e cioè, vabbè, lasciamo perdere le condizioni della palestra, ma c'era in particolare un vetro che si era rotto e che è rimasto rotto, dunque non c'è stato, credo, per 3 anni o una cosa del genere. Ci saranno altri testimoni probabilmente di quelle esperienze. Ciò cosa comportava? Non solo il fatto che ci fosse d'inverno più freddo di quello che abitualmente c'è, perché era aperto, ma anche che vi piovesse, con notevoli rischi ovviamente del campo bagnato, inumidito per chi giocava. E oggi, insieme ad altre strutture dedicate allo sport che in questi anni abbiamo restituito alla fruizione collettiva, in particolar modo dei bambini, abbiamo completato questo percorso. È stato anche abbastanza difficoltoso per una serie di problemi che si sono frapposti nell'esecuzione delle opere, che derivano anche dalla strana collocazione di questa palestra. A un certo punto sta un po' sotto il manto stradale, il che, come inevitabile, comporterà forse anche in futuro qualche problema di umidità di risalita che, come si sa, insomma, non dipende certamente dall'esecuzione dei lavori. Quindi probabilmente ha comportato delle difficoltà. Oggi però siamo tutti felici del fatto che siamo arrivati a conclusione di questo percorso, che ha visto impegnato in primo luogo l'ufficio tecnico, il geometra La Rocca, che ringrazio per la disponibilità e per la professionalità che ha mostrato anche in questa circostanza, insieme al dirigente Russo, la vostra preside, che è stata sempre attenta e collaborativa, perché non mi stancherò mai di ripeterlo, i successi, almeno per quella che è la nostra esperienza di questa vicenda amministrativa, sono sempre successi di squadra. Un giocatore bravo non vince mai quando lo sport è di squadra, ammesso che ce ne siano, eh? Non fate battutacce, perché qui invece c'è stata e c'è in tante circostanze una squadra che ha collaborato, la preside in questa vicenda ha collaborato, e quindi io mi sento di ringraziarla formalmente anche per il grande lavoro pedagogico che fa a favore della nostra comunità. E siamo anche particolarmente contenti del fatto che questa palestra, insieme alle altre, andrà a colmare una lacuna che riguarda non solo, come è ovviamente prioritario, l'utilizzo da parte dei bambini, e cioè degli utenti della scuola, ma anche da parte delle associazioni sportive, il cui valore sociale è noto a tutti e rispetto al quale credo per la prima volta nella storia l'amministrazione comunale sta cercando, diciamo così, di destinare alcune palestre ad alcuni sport in modo tale da organizzare e dividere nel modo più confacente la partecipazione
nelle ore extra scolastiche, si intende, con il consenso della dirigente, l'attività appunto ulteriore dei nostri ragazzi o anche meno ragazzi, perché ce ne sono anche di meno giovani che giocano, non c'è niente di male. Io faccio parte di quella categoria che si ostina a giocare, sempre con scarso successo, diciamo, agonistico. E dunque, dicevo, crediamo di avere qui portato a termine un percorso, abbiamo ancora altre palestre su cui stiamo lavorando, speriamo alla fine di questa vicenda amministrativa di avere restituito alla città di Enna, dopo tanti anni, qui credo una ventina di anni ci sono voluti per riaprirla, tutte le strutture di cui i bambini e anche i meno bambini hanno bisogno per il loro tempo libero. Quindi poter avere a disposizione uno spazio dove far muovere i bambini in maniera didatticamente efficace significa dare un'ulteriore spinta ai nostri ragazzi verso la crescita, verso il futuro. È stato un percorso difficile, come lo stesso sindaco ci ha ricordato, un percorso, diciamo, a ostacoli, lo possiamo definire, ostacoli burocratici, attribuibili solo ai vincoli normativi, attribuibili alle tempistiche, che purtroppo hanno rallentato sia la ricostruzione, perché la palestra era in uno stato pietoso, sia anche la possibilità di poterla utilizzare. Io ringrazio intanto il primo cittadino per aver trovato, per averci dedicato questo momento e per il supporto da parte dell'amministrazione lungo tutto questo difficile percorso burocratico.